Forse dobbiamo sollevarlo anche questo un pochetto. Ma si vede perfettamente. No, sollevarlo per la per l'altro. Ma non penso sia così tanto un problema. Allora, vogliamo installarci e cominciare? Sì. Magari, dai. Magari. Pesino. Allora, se non uso il microfono va bene? Sì. Va benissimo. Bene, così. Allora, prima di iniziare sul tema della serata, giusto due o tre informazioni pratiche. Dunque, adesso avremo l'intervento di Aladdin, devo dire, perché se non dico Aladda. Dopodiché potremo fare domande e iniziare un dibattito. Dopo il dibattito di solito facciamo una cena. Dunque, io che ho un po' un esprit pratico, vorrei sapere se già sapete chi rimane a cena o chi non rimane, ci aiuterebbe. Sì, chi rimane? Ok. Allora diciamo chi non rimane, vediamo se siamo prima. Due, tre, due. Va bene, ci farebbe piacere che tutti quanti rimangono, ovviamente. Rimangono a pagare lo stesso. Ma per sapere un po' così si regolano chi è. Il presente fa piacere comunque, chi mangia che non mangia se lascia il filetto. E poi dopo la cena, per chi vuole, chi insista, abbiamo una grande scatola rossa che abbastanza vuota, certo. Che volete, ok. Dunque stasera abbiamo Aladdin Hussain che ci parlerà dello Yemen. Cerco di essere più alto. Dunque, non so se. Non credo che sia tanto da presentare perché tanto ci conoscono, ma come abbiamo scritto nel programma, un pittore anarchico e profugo yemenita. Dunque sta adesso in Italia dal 2005, dunque quasi una ventina di anni, ed ha dovuto fuggire dello Yemen di senso politico e per ateismo, perché nel Yemen e ancora adesso qualcuno che ripudia l'Islam rischia la pena di morte. Dunque, giusto così per dare. Non so se vuoi che dico qualcos'altro. No. Anche le altre religioni rischiano la pena di morte. No, è un. No, dico uno che è di un'altra religione. No, che se, ecco, la prima domanda. Partiamo subito col botto. Allora,
vuoi rispondere a questo oppure? No, no, rispondo subito a questa domanda perché è bella. Okay, allora, che nasce cristiano rimane cristiano, che nasce ebreo rimane ebreo, che nasce musulmano rimane musulmano. Solo che se nasce musulmano non puoi diventare ateo o cristiano o ebreo. Viene condannata a morte. E questa è la differenza. Piccola differenza. Sì. Anche non lo so dove la differenza, però comunque capito, il discorso è questo. E mi hai detto anche qualcosa di ancora peggio, che c'è, come hai detto, un taglio si dice, sì, sulla tua testa, che sì, infatti se qualcuno... che se qualcuno mettesse fine ai tuoi giorni sarebbe, potrebbe avere una ricompensa. Allora, erano $50,000, adesso sono diminuiti perché sono dimagrito io. Perché non va... Pensate che ci sono tanti soldi. C'è la crisi, c'è. Non ci sono, non ci sa qua. Bon, allora, io ho preparato una piccola introduzione, breve, e l'ho anche preparata per farmi, grazie di non essere sempre a cercare le mie parole, già il mio italiano scadente. Dunque, abbiamo deciso di fare questo ciclo di dibattiti sull'Asia occidentale. Allora, così, per curiosità, sono tornato a vedere un po' che cosa rappresenta l'Asia. L'Asia, dunque, è il più grande continente, questo lo sappiamo tutto, e ci sono 4,5 miliardi di persone, di abitanti in Asia, che corrisponde infatti al 60% della popolazione mondiale e si estende sul 30% delle terre emerse. Non so se lo sapevate tutto, io non mi ricordavo. Mi sembrava interessante. L'Asia occidentale è molto più piccola perché rappresenta 13 milioni di abitanti sui 4,5 miliardi, dunque è molto più piccolo. E tra i paesi più popolati dell'Asia occidentale ci sono l'Iran, la Turchia, l'Iraq, l'Arabia Saudita e il Yemen. Okay. Dunque, giusto così per... Allora, anche la suddivisione Asia occidentale, infatti si dice Asia occidentale come lo usano i geografi, perché infatti si definiscono sulla posizione geografica del globo, no? Invece che verso la fine del XIX secolo e con il colonialismo si è cominciato a parlare del Medio Oriente, del vicino, non so se si dice ancora in italiano il vicino Oriente, sì, perché in francese il Proche Orient si usa molto. Qualche volta sì, ma soprattutto Medio Oriente. Perché allora all'inizio sono gli inglesi e i francesi che usavano questo vicino Oriente, e Medio Oriente e poi Estremo Oriente, effettivamente. Poi sono negli anni 50 gli americani che hanno cominciato a usare solo il concetto di Medio Oriente. Però noi preferiamo effettivamente... Perché sono americani? Come? Perché sono americani? No. Sì, per loro era troppo dettagli inutili, effettivamente. Infatti noi effettivamente comunque preferiamo un approccio meno... non eurocentrista, e dunque adottiamo il termine di Asia occidentale. Allora, questo ciclo di conferenze o dibattiti che c'è stato una serata sull'Iran, il Liban, adesso, ma si dice il o lo Yemen? Lo Yemen. Lo Yemen, perché il è vero che secondo me lo Yemen. E la Palestina, che infatti la Palestina ancora non c'è stata per varie ragioni, ma dovrebbe esserci. E l'abbiamo intitolato L'inganno dei confini. Allora, l'inganno
infatti effettivamente qualcosa che vuole trarre qualcuno nelle robe, no? Un'illusione, una falsa rappresentazione. Potremmo anche aggiungere, penso che questo è importante di ridirlo, che le frontiere non solo sono un inganno, ma sono anche una condanna, tra virgolette, perché è una sanzione verso le popolazioni, una forma di contenzione ed è un'arma ben reale contro le persone. E infatti serve agli interessi economici e politici degli stati e contro le popolazioni che comunque ne vengono sfruttate. Io ripenso spesso, non mi ricordo quale disegnatore ha fatto questo disegno, ma c'era un bellissimo disegno che girava un tempo di un filo spinato che marcava una frontiera e sotto passava il petrolio e davanti c'era un bambino e un ragazzo che erano bloccati da questa frontiera. Dunque le frontiere servono per l'interesse dei grandi e anche per appunto condannare a una vita spesso non scelte tante persone. Allora, e poi effettivamente vogliamo parlare dell'Asia occidentale e sud-occidentale perché è un luogo dove adesso i conflitti armati sembrano proprio si sono riaccesi e non è che si sono riaccesi, sono sempre stati, però da ottobre scorso sono arrivati veramente in un modo molto sotto la tensione mediatica. E dunque tutto questo è importante che lo vediamo. Allora, stasera che ci parli Aladdin dello Yemen, io dico solo che nello Yemen ci sono 28 milioni, o forse 30 adesso, di abitanti, su una superficie di... quanto? No. 28/30 milioni a parte 28.000 morti insomma nella prima guerra, quindi siamo arrivati anche a 2.000 2 milioni morti adesso 2 milioni dunque di tutto questo quindi, purtroppo no. Che sento. La prima guerra è quella tra il nord e il sud, giusto? Non sono tante guerre, ora arriviamo. è faticoso sì, perché da 1990 ci sono state almeno 6 guerre, ma tu pensi no, dal 2004 al 2009. Sei guerre. Esatto. Ah, sì. E poi se sono cioè arrivate altre guerre. Sì. Ok, dunque di questo io preferisco, non aggiungo nient'altro. Quelle sono gli ultimi, sono 6 guerre. Ah, quelle gli ultimi. Ok. Appunto. Io ti lascio parlare perché non conosco la storia degli Houthi e sono veramente molto curiosa è molto interessante di ascoltare. Va bene? Grazie. Allora, scusatemi, sono veramente buonasera a tutte e a tutti. Non sapevo veramente da dove cominciare per raccontare questa cosa quando Francesco mi ha chiesto di partecipare a questi incontri. Io avevo detto subito di sì, perché è importante raccontare quello che sta succedendo da quella parte là. Solo che veramente, ma veramente complicato. Quindi sono settimane che sto pensando da dove cominciare esattamente. Allora, visto che la questione che ci interessa sono gli Houthi, devo portarvi indietro per veramente un frammento di secondo al 1962. Perché? Perché lì ci fu una rivoluzione che portò la fine all'imamato degli discendenti della famiglia di Maometto, che sarebbe stato l'imamato. E nasce la Repubblica Democratica dello Yemen.
che poi infine procede con degli assassini da un presidente all'altro, tra sud e nord, perché c'erano due repubbliche, perché nel sud c'era la colonia della Gran Bretagna, nel nord invece c'era la Repubblica cosiddetta democratica yemenita, che si ammazzavano tra di loro, finché non arriva Ali Abdallah Saleh, che diventa il dittatore, che prende il controllo per quasi 30 anni e passa, e poi nel 1990 fa la riqualificazione e la riunione tra le due repubbliche, quella del sud e quella del nord, mettendo il partito socialista fuori controllo, quello del sud, che poi nel 1994 si ribella al controllo del dittatore e nasce la prima guerra civile, che vince il dittatore e mette tutto il paese di nuovo insieme. Solo che poi passa il tempo, nel 2004 nasce la prima guerra contro i ribelli di Houthi, che volevano riprendere lo stato dell'imamato prima del 1962. Vince il dittatore e ammazza, uccide, insomma, durante la guerra, il nonno di questo attuale imam, chiamiamolo così. Poi un'altra guerra, un'altra ancora, insomma, sei guerre fino al 2009, uccide l'ultimo, sarebbe lo zio di questo nuovo imam. E passano il tempo, e poi nel 2010 comincia la primavera araba, che è un dilemma veramente vero e proprio. Perché? Perché nasce in un'università, quindi tutti giovani, tutti ragazzi ribelli, libertari, che volevano veramente cambiare la storia del paese. Solo che poi infine, io addirittura all'epoca volevo lasciare il paese, volevo lasciare l'Italia e tornare lì a combattere. E stavo a un passo. Io mi ricordo che sono andato alla Caritas chiedendo il rimpatrio assistito. Meno male, ma meno male che non è stato fatto. E sono rimasto a Roma. Sì, mi piace. Per fortuna. Perché poi lì in Yemen, sul palco della protesta dei giovani, degli studenti a Sana'a, nella capitale e nella università, come per dire la Sapienza, sono intervenuti i salafiti, quelli del partito islamico, dei fratelli musulmani, contro il dittatore. E lì gli appelli a dire, cioè, da parte mia e da parte anche di altri intellettuali, altri artisti, scrittori, lasciati fuori dall'università questa gente qua. Purtroppo nulla a che fare, e poi infine le piazze della primavera araba a Sana'a si sono divise in due, le donne da una parte con un telo, con un separo, e i maschi da un'altra parte. E lì già si capiva che l'andazzo non era quello giusto, era quello salafita dell'ISIS. E così purtroppo fu. Ed era appoggiato dai generali che erano col dittatore, appoggiavano quella rivolta lì. E il dittatore poi infine fu costretto a rinunciare alla presidenza della Repubblica e fare una elezione democratica, con un candidato. Molto democratico. E il suo vice, che poi vince l'elezione, giustamente, vabbè, un candidato solo, grazie che vinci. Ha vinto l'elezione, solo che poi questo vice fa sul serio. Dice: comando io perché ho vinto. Tu no,
Solo che ci sono due eserciti. L'ex dittatore ha ancora il suo esercito e le sue caselle, che non l'ha rinunciata alla Repubblica, al presidente vincente, Abdallah Saleh, esatto. E l'altro dice, ma io ho anche l'esercito mio. E quindi che succede? Che l'ex dittatore che ha fatto 6 guerre agli Houthi, ammazzando i familiari, si allea contro i salafiti e contro l'ISIS e contro il presidente vincente, che sarebbe ex vice, e li fa entrare, li fa avanzare, li fa fare la marcia. Da Sa'dah, che sta al nord dello Yemen, fanno la marcia con questo, la marcia, mi viene in mente la marcia su Roma, questa è la marcia, tutto il mondo è un paese, per dire, la marcia su Sana'a, quindi parte, però qua a Roma, qua in Italia, Mussolini ha fatto una farsa, invece quelli no, facevano sul serio, ammazzavano. Sono arrivati in treno a Roma. Com'è? La marcia su Roma sono arrivati in treno. In treno, infine, esatto. No, quelli sono arrivati a suon di cannoni e fucilate e uccidere città per città. Però sono arrivati a Sana'a e l'ex dittatore l'ha fatto entrare e l'ha fatto aliare. Cioè, sono diventati aliati insieme a lui, cacciando via poi infine il presidente vincente, che scappa al sud con tutto il governo. Dal sud poi infine i Houthi non si fermano solo a Sana'a, avanzano ancora verso sud e quindi circondano, solo che a sud purtroppo tuttora ci sono altre guerre, c'è l'ISIS sunnita, salafita, ci sono i separatisti, e quindi che con le repubbliche prima del 1990, cioè Yemen del nord e Yemen del sud, e quindi gli Houthi si trovano davanti a 3 guerre, quella civile con il presidente eletto, quella con i separatisti e quella con l'ISIS, che sono sunniti, quindi ce l'hanno con i Houthi, che sono sciiti, quindi una guerra eterna tra sunniti e sciiti. Quindi ci sono già 3 guerre dentro una. E poi infine che succede? Che il governo eletto, tra virgolette, scappa, va in Arabia Saudita, in esilio, e chiede l'aiuto all'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita risponde perché è una guerra contro l'Iran tramite gli Houthi, perché gli Houthi sono alleati all'Iran e sono sponsorizzati dall'Iran. Tutto quello che sta succedendo è perché gli Houthi sono i soldati dell'Iran, non sono indipendente dall'aiuto Allah come lì. Poi cosa succede? Scappano, chiedono e scoppia la guerra degli alleati arabi, la coalizione comandata e guidata dall'Arabia Saudita con gli Emirati Arabi, i primi e importanti alleati, l'Egitto, paradossalmente il Sudan, Somalia, nonostante la carenza, Kuwait e altri, e cominciano a bombardare brutalmente, che ci mette poi infine la vita, ovviamente, sempre, i civili. L'Arabia Saudita non riesce a sfondare il fronte, gli Emirati Arabi ce l'aveva, uno ce l'ha ancora, uno scopo solo, cioè comandare e prendere i porti. Fatto sta che prende in controllo tutta l'isola più importante nel Golfo di Aden, cioè l'isola che si chiama Socotra. Anzi, trovano dei documenti falsi dicendo questa è un'isola storicamente degli Emirati Arabi, e quindi straggono, ma proprio da lui Yemen diventa degli Emirati Arabi e già vengono lì. Cercano di prendere Hodeida, che c'ha il Mar Rosso, ma non riescono. Perché? Perché gli Houthi fanno una battaglia molto importante lì per mantenerla, perché è l'unico porto dove l'Iran li porta gli armi,
quindi non riescono a conquistarla, perché sia l'Iran tramite gli Houthi combattono in maniera feroce per ottenere quel porto lì sul Mar Rosso. Ecco da dove partono poi infine tutti quanti gli attacchi ai navi mercantili, ordinato con una mano dell'Iran, non è una mano yemenita quella lì, non è una mano degli Houthi. E poi infine gli Houthi, risolutamente parlando, sono quelli che andavano anche, questo magari è un po' paradossale a dire, contro Maometto. Perché secondo loro, sia quelli dell'Iran, Ayatollah Khomeini e quelli che stanno per lui, l'Arcangelo Gabriele aveva sbagliato il messaggio di Dio, di Allah. E invece di darlo ad Ali, il cugino di Maometto, ha sbagliato persona, l'ha dato Maometto. Nel momento in cui il messaggio arriva a Maometto, Ali dice, guarda, cugino, guarda che ha sbagliato il messaggio, era per me. Lo dice, no, questo mi è arrivato a me, io me lo tengo. Fine. È diventato profeta lui. E veramente ci credono ancora a questa cosa qui. Cioè, scusa un attimo, ti interrompo tanto per chiarirmi anche un attimo per la testa. Gli sciiti praticamente non riconoscono al 100% Maometto, ma puntano a suo Ali, cugino, da lì. È il suo cugino. Ed è un'antichissima guerra che è iniziata proprio ai tempi di Maometto. Esatto. Fatto sta che nell'antichità, nel Medioevo, non lo so insomma la data, i seguaci di Maometto uccidono i discendenti di Ali. E infatti per questo a Karbala, nell'Iraq, ci sono i seguaci di Ali, i sciiti, che si ammazzano di mazzate, ma proprio sanguinando, che mi sa che anche qua, da qualche parte in Sardegna, lo fanno. Che si uccidono, non si uccidono, si sfragellano. E poi adesso, quindi che succede? Che poi il dittatore Ali Abdallah Saleh, nel momento in cui ha fatto entrare i Houthi facilmente, senza screare il suo esercito contro di loro, li fa entrare a Sana'a, li fa prendere la città, la capitale, e da là partono, scendono giù. Nel momento in cui hanno preso la capitale, lui pensava che una volta l'ho fatta agli Ali, mi riprendo io il potere. Sbaglia, perché gli Houthi non hanno dimenticato che lui li ha ammazzato il nonno e lo zio. Quindi gli fanno guerra e lui, non riuscendo a sconfiggerli, cerca di scappare, come la fuga di Mussolini. Ritorniamo alla storia che tutto il mondo è un paese, Mussolini che cerca di scappare. Fuori dall'Italia, poi lo sgamano, lo uccidono, la stessa cosa capita anche alla Salè, lo sgamano, che stava in macchina camuffato, lo prendono, lo mettono giù, lo uccidono subito, ma proprio all'istante, cosa che è capitata anche a Gheddafi, tra l'altro. E poi prendono il controllo di tutto il paese. Che succede adesso, di quello che succede oggi come oggi? Prendono il controllo di tutto il paese, cioè tutto lo Yemen praticamente, tranne il sud, perché c'è ancora l'ISIS e c'è ancora i separatisti. Il governo cosiddetto legittimato sta in Arabia Saudita, quindi non comandano un governo. Succede che comincia purtroppo il conflitto in Palestina dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, l'aggressione vile di Hamas, a dire la verità, perché non ha servito niente tranne costruire e far nascere una sola condanna. Israele, da Netanyahu,
comincia a fare un'aggressione, una controresposta molto ma molto aggressiva ed esagerata, con i capi di Hamas nelle alberghe 5 Stelle a Qatar, ha preso tutto il controllo. Che fanno quelle di Houthi? Cominciano a risposta a bombardare le navi mercantili che passano dal Bab Mandab, che passa dallo Yemen e sale il Mar Rosso per il canale di Suez e arriva qui, da queste parti qua, insomma. Ma chi comanda quelle azioni? Chi manda quei droni? L'Iran. È la mano dell'Iran. E quindi quello che sta succedendo lì, che quelli sono dei quattro soldatini dell'Iran, di quelle parti là, senza nessun risultato. Quindi alla guerra con i separatisti, alla guerra contro l'ISIS, la guerra civile con gli Houthi, ma ci mette pure la guerra con gli occidentali che sono andati là, hanno bombardato di nuovo, che sono quelli che morti, visto che le caserme degli Houthi stanno dentro le città principali del paese, sono sempre civili che ci abitano lì. Ecco perché purtroppo è un paese bellissimo, ma disgraziato. Non lo so, mi fermo qua, non so che dire altro. Certo, la storia è complicata, cioè quando andavo a scuola dicevamo tutti quanti che la questione dei Balcani, delle guerre balcaniche era complicata, questa è proprio da pazzi. Che siete pazzi? No, veramente guarda, sono guerre mafiose queste, sono guerre mafiose. Esatto, c'è da dirne tantissimo. Calcola che il dittatore ammazzato dai suoi nemici, nonché alleati, fu rinominato il danzatore sulla testa delle serpenti. Perché lui, per esempio, una volta i suoi nemici erano i socialisti comunisti del sud, si è alleato con i salafiti per sconfiggere quelli. Poi una volta quelli hanno preso il potere, intendo i salafiti, si è alleato con i sciiti, cioè i Houthi, per sconfiggere quelli. Poi una volta, poi infine ritorna con gli altri e lui si allea con i suoi nemici, i Houthi, che poi infine lo fanno fuori. E quindi io, quando è morto, c'è gente che dice, però io non ho né gioito, né pianto, né niente. Ha fatto la fine che lui ha detto, cioè meritava quella fine lì, perché l'ha cercata. E tanta gente ha fatto la fine che lui gli ha fatta fare a loro. Il fatto sta che io sono condannato a morte grazie a lui. Ma nello Yemen del nord o del sud? È unificato. Adesso è unificato. Sì, ancora. È unificato unificato dall'ex dittatore che è stato ammazzato. Che è stato ammazzato. Nel 1990, poi la guerra del 1994 ha confermato. Quindi adesso gli Houthi comandano dappertutto. Adesso gli Houthi comandano dappertutto tranne il sud, perché c'è la guerra. Perché c'è la guerra anche con l'ISIS, che sono salafiti e sono i nemici dei sciiti. Quindi c'è una guerra lì. E l'Arabia Saudita, attenzione, questa è una cosa importantissima, scusate, il ruolo dell'Arabia Saudita, perché l'Imarato una volta ha preso i porti, gli Emirati Arabi, non hanno più interessato della storia dei Houthi, vanno, avanzano, non avanzano, non ne frega niente. Loro hanno preso i porti, è quello che gli interessa e basta. L'Arabia Saudita invece, comprando le armi, purtroppo anche italiani, lo buttano con la paracadute su un scatolo di legno nel deserto al sud per l'ISIS, non per i combattenti per la libertà, che non ci stanno, per l'ISIS. E l'ISIS perché combatte i sciiti, cioè i Houthi, però hanno perso, nonostante tutte le armi che sono buttate là, hanno perso. Ecco perché la storia dello Yemen, veramente parlando, è molto ma molto complicata, molto dolorosa, e non se ne esce proprio. Quindi l'Arabia Saudita sostiene l'ISIS, ho capito bene? Sì.
scusa, giusto per mettere a ciascuno di poter parlare, perché c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Sì, non solo chi non ha no, no, ma anch'io sarebbe bene quando volete fare una domanda che alzate la mano e cerco di darvi. Di accettare. Perché sennò è più facile che solo le persone che sono davanti. Io spero di essere. Non lo so, sono stato chiaro, cioè, non lo so, perché è già complicata la storia poi. Sì, ma appunto, io penso che è una buona cosa che non hai fatto un'introduzione troppo lunga, perché è così complicato che ciascuno forse avrà delle domande per precisare un certo numero di cose. Assolutamente. Come, prima di darti la parola, giusto su... io ho detto che gli UTI controllano 20 milioni sui 30 milioni di soggetti della popolazione, è giusto? Sì, sì. Sì? Ma dunque vuol dire che i 10 altri milioni sono dalla parte dell'ISIS? No, non dalla parte dell'ISIS, dai separatisti. Poi quelli dell'ISIS vengono dall'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Pakistan, Afghanistan e altri. Ok, va bene. In maniera difficile. Tu hai chiesto la parola? Allora, per me io non sono italiana. Parla forse più forte anche perché sono... Oh, okay. Oppure vogliamo usare questo per le tue domande? Sì, forse sì. Facciamo in diretta. Sì, funziona. Sì, magari mi avvicino al microfono. Ah, sì, senza il telefono. Vai, parla. Prova. No. Non sembra funzionare. Vabbè, ma si avvicina al microfono. Quindi non so nulla, le domande, quello che ho preso, quello che ho preso questa è la preambolo. Allora, io non ho capito alcune cose. E uno, cioè, se non ho capito male, gli UTI hanno iniziato la loro rivolta contro il nord? No. Ok, quindi partendo allora, aspetta, ti faccio una lista di domande e poi così ti lascio rispondere. Sì, quindi allora, se potevi spiegare meglio perché gli UTI hanno iniziato oramai tantissimi anni fa la guerra. Poi hai detto che al momento controllano gran parte del territorio, quindi hai una curiosità su che tipologia di governo hanno, quindi come si vive tra virgolette sotto gli UTI. Già che appunto hanno preso il controllo di quasi tutto il paese e gli manca solamente il sud, e allora per capire insomma se è un bene o un male, sempre quanto possa essere bene essere governati. E infine volevo capire come mai l'Iran supporta così tanto gli UTI, è solamente diciamo, una radice religiosa o se ci sono anche altri interessi? Scusa per tutte tante domande. No. Allora, loro partono la guerra dal nord verso sud, la marcia, diciamo così, dal nord verso sud per riportare al governo del paese l'imamato di quello che c'era prima della rivoluzione del 1962, che lo Yemen è stato governato non da un re, ma da un imam. Discendente di Maometto. Che sarebbe... discendente di Maometto, della famiglia di Maometto. Loro sono discendenti di Maometto, a una certa arrivano al 2003 e dicono riprendiamo noi quello che era nostro e cacciamo via il dittatore. Solo che per 6 guerre hanno perso, invece l'ultima, dopo la primavera araba, l'hanno vinta, ammazzando il dittatore. Scusa, un'altra domanda, ma questo imamato, diciamo, quello che ho mandato, questo imamato, era corrispondente al territorio delle Yemen o era più esteso? No, esteso. È esteso, praticamente. È molto diffuso, la fazione sciita è molto diffusa in Yemen, Iraq, Siria, Libano, Iran tantissimo, ma tantissimo, è piccola parte del Bahrain. Ma piccola parte che è stata subito attaccata dall'Arabia Saudita. E poi, sì, una guerra di fazione sciita, cioè religiosa, una questione religiosa tra l'Arabia Saudita sunnita, wahhabita, i sciiti
appartenente e finanziati dall'Iran. Ecco perché è una guerra, come si dice, tra l'Iran e l'Arabia Saudita in terreno yemenita. Esatto. Perché poi infine non possono attaccare. Fatto sta che durante il conflitto forte tra la coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita verso l'Yemen contro i sciiti e degli Houthi, l'Arabia Saudita aveva schierato delle armi nei confini contro l'Iran sul mar il Golfo del Persico, si dice, insomma. Sì. Anche per dare un segnale che se succede qualcosa noi rispondiamo. E poi stiamo parlando con due potenze nucleari nel mondo arabo, l'uniche. Due potenze nucleari. Quali sono l'Arabia Saudita? Arabia Saudita e l'Iran. E poi non mi ricordo altro. E come si vive, tra virgolette, sotto gli uni? Male, malissimo, ovviamente. Non parliamo delle donne perché veramente la si dimentica. Perché sono come per dire, come c'era prima dei talibani e dopo. Adesso che i talibani hanno preso di nuovo il potere e il controllo del paese. Siamo tornati a quei livelli. Perché giustamente la loro aspirazione è ritornare all'imamato, quindi esatto. Hanno quel tipo di concezione di governo. Esatto. Sì, sì, sì. Adesso comanda uno che si chiama l'imam, non il presidente del consiglio, il presidente della repubblica, o anche il re, paradossalmente parlando. No, l'imam. E viceversa al sud? Al sud c'è il caos, non c'è nulla, non c'è il governo, non ci sono i separatisti che hanno vinto, c'è l'ISIS che ogni tanto mette una bomba da qua e là, e ci sono i Houthi che non riescono ad entrare, ci sono gli Emirati Arabi che hanno preso il controllo di porti e ciao. Il cuscinetto, grazie. Praticamente nulla. C'era lui che voleva... Sì. Ma io ti volevo chiedere, tu hai presentato, si sente? Sì, sì. Queste guerre come essenzialmente delle guerre di religione. In genere le guerre di religione c'erano invece degli altri interessi, almeno non sono soltanto guerre di religione, ma sono causate da interessi nascosti che vengono poi strumentalizzati da un punto di vista religioso. È successo qualcosa di analogo oppure no? Assolutamente sì. Il fatto che in Europa le guerre di religione in realtà potevano essere anche guerre fra rossi, bianchi, gialli. Sì, sì. Era solo, non so, come si dice adesso, la guerra tra la democrazia occidentale e non so, la dittatura russa. Sono, come dire, dei vestiti che servono per individuare e coprire degli interessi. Non so se anche in quel caso succede qualcosa di analogo. Assolutamente sì, è l'Iran che vuole mettere le mani sull'ingresso di Bab el-Mandab verso il Mar Rosso, che poi infine viene qua, nell'Occidente. E quindi ha fatto la guerra tramite gli Houthi, i soldati suoi, lì, e ha preso i porti importanti, ecco perché si è concentrata solo lì. Del resto, all'interterra non gli interessava nulla quello che sta succedendo a Sana'a, la capitale dello Yemen, o quello che sta succedendo a Taiz, una delle città più grandi e importanti, e quant'altro. Non gli interessa nulla, tranne l'Arabia Saudita, perché ha una guerra personale contro l'Iran. E lì è l'unica che si è interessata, si è fuggita nei bombardamenti, nel tanto, è l'Arabia Saudita. E l'Iran ovviamente si è interessata solo a difendere un porto, quello che sta nel Mar Rosso, al Hodeida, perché portava le armi agli Houthi. Quindi un accordo segreto. Non di petrolio, di armi. Sì, sì, ma si stanno combattendo per quale risorse? Perché ha l'ingresso di Bab el-Mandab. Quindi dice, per agli Emirati Arabi l'hanno concesso un'isola intera, hanno detto la volete, sì, quella su contra. Nel Golfo passano le petroliere. Sì,
Però devi fare l'accordo con l'Iran per farli passare. Quindi all'Iran l'interesse è il controllo del mercato. E quell'interesso là, Bab el Mandab si chiama. E quella, scusa, che... Quindi a procura, che mi... si potrebbe definire una guerra fra potenze regionali. Assolutamente. Non potenze non, globali, non di regione, ma regione, ma di interesse. Interesse. Esattamente. Come sempre, purtroppo. È logico. L'attacco che hanno fatto negli ultimi giorni alle navi militari, non più quelle mercantili, di Houthi nel Mar Rosso, è diciamo strategia dettata dall'Iran. Esatto, assolutamente sì. Però questo significa anche una chiara volontà di ampliare il conflitto a tutto quanto il territorio alle spalle del Mar Rosso. Certo. Coinvolgendo anche tutto il nord dello Yemen, fino ad arrivare verso l'Arabia Saudita, cioè non è solo più una questione di porti, di sfogo e sfocio sul mare, ma anche territoriale, perché comunque l'Arabia Saudita ha il petrolio. Un'altra cosa, io ho letto spesso che in Yemen ci sono miniere di risorse minerali utili per esempio alla alta tecnologia, le polveri vengono dette polveri le terre rare, queste cosiddette le terre rare. Ma c'è anche questo come interesse, perché comunque il futuro della tecnologia si baserà sulla migrazione telefonica sostanzialmente. Ci sono, ma non sono tanti, ma possono essere utili lo stesso, perché lo Yemen è un paese che fa parte del il quarto vuoto, che è il deserto della penisola araba, e quindi non è che c'è tanto, insomma, da... a parte il petrolio e il gas naturale. Del resto... Il gas naturale non è poco, esatto. Non è forse sfruttato tecnologicamente come in maniera... estensiva come l'Arabia Saudita, sì, ma sì. Voglio dire, il territorio è ricco. Come no? Sì, sì, quindi ci non sono. È solo una questione di controllo di un porto perché è strategico, perché è per il commercio o comunque per poter arrivare in qualche maniera verso l'Europa. No. C'è anche un interesse economico e poi, come dire, visto diciamo che si sono giurati guerra con l'Arabia Saudita, a quel punto c'è proprio la volontà di arrivare verso quel lato della regione, fisicamente, da parte dell'Iran, sfruttando queste, diciamo, queste milizie utili. Hai fatto una domanda e risposto. Grazie. Se qualcuno deve ascoltare, aspetta, c'era lei e poi in tutto questo i rapporti con la Palestina, Israele, la guerra, come si compone? Perché tutti dicono, almeno i giornali, che gli Houthi attaccano le navi a sostegno della Palestina. È così? Allora, aspetta, non è... aggiungo io perché mi lego a quello che ha detto lei. Sì. Il problema è quello che ci viene presentato oggi dai mezzi di comunicazione di massa, eccetera. Come ce li presentano? Hamas è sunnita, di esatto, ispirazione religiosa. In Libano le Hezbollah è sciita. Esatto. Sembra che si alleano e non si alleano, non si sa bene da che parte tirano. L'importante è che sono nemici di Israele. Mm-hmm. E quindi lì tutto fa brodo. Adesso in questo, e quindi ci ricolleghiamo a questa cosa qui. A volte viene da pensare, scusate se faccio un discorso abbastanza antipatico, che questa guerra sia un punto di equilibrio per non peggiorare ulteriormente una situazione che altrimenti cascherebbe nella follia totale. Il quadro che ci hai dato te, dello Yemen, da anni, fino adesso, fino ai tempi recenti, a me era arrivato attraverso i film dei Pasolini, le immagini, esatto. Quello però è un'altra però c'era, capito? Era quello, sì, che mi è arrivato, che il nord era legato all'Occidente e il sud era legato all'Unione Sovietica. E io ti dico solo una cosa, dai, adesso capisci. Mio zio a casa sua, che era un grande poeta, purtroppo è venuto a mancare nel 1999, ha incontrato Moravia, Pasolini e Italo Calvino.
Cioè io l'ho conosciuto la cultura italiana, grazie a mio zio. Cioè, quindi per dirti una volta, adesso come adesso purtroppo, tanti anni fa si parlava dello Yemen, parlando di sequestri di persone, i rapimenti. Io quando è arrivato qua, che non c'era ancora la guerra civile, ho detto, ah, dallo Yemen, ah, là, quando arrivi a fare una vacanza ti rapiscono per chiedere il riscatto. Adesso purtroppo c'è la guerra. Cioè, adesso poi di nuovo la guerra di Houthi che bombarda tutti, mi guardano per esempio, dove sei dello Yemen? Ah, ma che c'è, ma che so questi Houthi e così via? Era ecco, interessante è la domanda. Come no? Se le vuoi rispondere. Ah, come no? Allora, come era, scusa? No, era la relazione con... con l'Iran, con l'Iran e la Palestina. No, la stampa occidentale presenta gli Houthi come guerrieri, no? A sostegno dei palestinesi contro Israele. E invece non è così. Ah, non è così. No. Quindi com'è? Assolutamente. Allora, gli Houthi, come Hezbollah, sono dei soldatini a mano dell'Iran che decide e muove queste come una guerra di scacchio, come una guerra. Tu parti da qua e tu parti da qua e ti dico io quando, come. Ecco perché Israele in Siria ha bombardato l'ambasciata dell'Iran. È una risposta a tutto quello che si sta muovendo in quell'arco lì. Quindi è contro Israele in qualche modo. L'Iran. Se Israele, ma certo, se Israele ha tenuto a rispondere bombardando l'ambasciata. Allora, l'Iran è contro Israele. È certo che è contro. Quindi, però come? Quindi gli Houthi, tutta questa cosa è in qualche modo contro Israele, a favore sempre della Palestina. Allora, è il motto di Houthi, adesso ve lo leggo, il motto di Houthi. Allora, ve lo traduco testualmente. Non vi spaventate. E non guardate la mia barba, lo sto facendo crescere perché devo fare un ruolo in un film. Da pirata, però. Da pirata. Da pirata. Non mancheremo di andare a vedere. Quindi non sono che mi piace. Ah, ma qua non prende. Allora, cerco di... Perché non lo... Dai il telefonino che così è meno... Io non ho il telefono. Allora, ve lo dico subito. Dai tu, perché io ho bloccato del... Com'è il motto? La vittoria per l'Islam, la maledizione a Israele, la morte agli ebrei, la lotta all'America e di nuovo vittoria all'Islam. Non c'è viva la Palestina. No, non c'è, però comunque. E questo motto sono dei cartelli grossi e simili a Hamas, e simili a Hamas. No, Hamas non c'è stato perché sciita, come ha detto lui, però adesso sono aliati in qualche modo solo per la lotta contro gli ebrei. Scusa, semplicemente una precisazione. Quindi se comunque gli Houthi dell'Iran in realtà non hanno interesse a liberare il popolo palestinese dall'oppressione israeliana, perché sostanzialmente dei palestinesi forse interessa poco, gli interessi che hanno sono diversi. In realtà non si potrebbe vedere tutto, già che alle spalle dell'Iran c'è la Russia, in realtà come una guerra di bilanciamento nell'Asia occidentale tra le due superpotenze, Russia e America, Stati Uniti. No, perché sono arrivati con i russi. L'Iran. Esatto. L'Iran, però la Palestina con gli Stati Uniti, quindi alla fine in realtà cioè l'Iran, perché io alla fine poi vado un po' a semplificare, dietro queste due parti principali che sono in guerra in realtà, l'Iran e gli Stati Uniti. La guerra è tra... Io vedo le due. No, la guerra è tra l'Iran e l'Arabia Saudita. Se l'Iran prende il controllo dello Yemen,
e prende il controllo della Siria e l'Arabia, la Palestina, tramite il Libano, Hezbollah, e scende giù, l'Arabia Saudita è circondata. Scusa, posso chiedere, però l'Arabia Saudita in realtà è piuttosto alleata con gli Stati Uniti, ci sono stati gli accordi di Abramo, quindi l'Arabia Saudita rappresenta anche gli interessi degli Stati Uniti o no? Che ne pensi? No, veramente adesso l'Arabia Saudita con questo nuovo re, anzi, le rede del trono sono alleate con la Russia. Come, scusa? Sono alleate con la Russia. Chi, l'Arabia Saudita? Sì. Con re del trono, l'erede del trono. Sì, Muhammad bin Salman. Ma aveva fatto gli accordi di Abramo, Sì, sono saltati proprio il 7 ottobre gli accordi di Abramo. Hanno cambiato rotta, diciamo così. Quindi adesso non è più vicino agli Stati Uniti. No, se torna Trump, secondo me se va del ritorno. Ho capito. Sì. Guarda che queste sono le voltapagine da fare. No, due o tre cose do anche il contributo al dibattito. Il primo è sulla fragilità del commercio internazionale. Teniamo presente che perlomeno dal 1600 oggi le potenze dominanti hanno controllato i mari. La Spagna, l'Olanda, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, in realtà il controllo del mondo è una tassalocrazia, cioè tu controlli i mari, controlli il commercio, controlli il mondo. Il problema che c'è sui commerci internazionali è che viaggiano quasi tutti via mare. Ci sono alcune strettoie, lo stretto di Hormuz, il petrolio tra l'Iran e l'Arabia Saudita, il Mar Rosso per l'accesso al canale di Suez, lo stretto delle Molucche e vari altri per il commercio alla Cina, e il canale di Panama, quello di Suez, eccetera, e Gibilterra, sono i punti nodali del traffico internazionale. Il fatto di impedire o di rallentare il transito sono determinati dei costi maggiori. Quando c'è stato l'incidente nel canale di Suez che si è messo attraverso una barca, esatto, sono aumentati i costi dei trasporti di 3 settimane in più di viaggio, perché doveva avere una navigazione all'Africa invece di essere sempre in Suez. Il fatto che ci sia una situazione guerreggiata in quell'area lì, all'angolo della confluenza verso il canale di Suez, si è visto prima con la Somalia e con gli attacchi ai mercantili. In Italia vanno ai Marò, a controllare le navi, poi lì ci siamo andati avanti con la Russia per anni, piano con la cuore dei Marò. Però era quello il problema, e oggi c'è un problema analogo. E la stessa identica cosa fa l'Iran, perché oggi abbia bloccato una nave, forse israeliana, ovviamente uno non fa una votazione politica. Però il problema è quello di garantire la fluidità del commercio internazionale, su questo è una partita che si gioca. È una partita che si gioca tra potenze locali, però, perché mentre dal punto di vista globale la partita tra Stati Uniti e Cina, sostanzialmente chi produce e chi manda merce sono loro, dal punto di vista locale quelli che controllano i transiti e i passaggi sono i vari imperialismi regionali. Iran è uno di questi, l'Arabia Saudita è un altro, Israele è un altro, l'Egitto è un altro, la Turchia è un altro, eccetera, eccetera. Cioè ci sono, e su questo prendono, cercano di garantirsi degli spazi. L'Iran ha un ruolo particolare in questa fase, perché in qualche modo è riuscito a fondere lo sciismo per una serie di errori fatti in Iraq, voglio dire, hanno garantito lo spazio agli sciiti, in Siria anche, in Libano sono diventati una componente importante, da che erano una delle componenti religiose per quanto numerosa più povera in Libano. Gli sciiti normalmente sono la parte più povera della popolazione del mondo musulmano. E anche quella minore. Sì, sono minoritari, però sono concentrati in alcune aree. Per esempio, non è soltanto il Bahrain, è tutta la parte orientale dell'Arabia Saudita che vede la presenza di sciiti. L'Arabia Saudita è tipicamente un paese
è sunnita, con sì, una componente che è wahhabita, però sulla parte che affaccia verso l'Iran sono molti sciiti, e quella è la parte dove ci stanno la maggior parte dei pozzi petroliferi, per cui c'è un problema anche di gestione locale della materia prima fondamentale per l'economia mondiale da parte dei sunniti, e per quello c'è questo approccio di conflitto nei confronti degli sciiti con un Iran che sta, nonostante tutto, nonostante le varie guerre che gli sono state fatte, i bombardamenti eccetera, diventando una potenza. Oggi il possesso della bomba atomica è quello che ti garantisce la sovranità statale, è un dato di fatto, l'ha capito pure Kim Il-jong in Corea del Nord, cioè la bomba atomica non c'è la sovranità statale, altrimenti devi essere alleato con qualcuno che la bomba atomica ce l'ha, che se no non c'è sovranità statale. L'Iran sta producendoci la bomba atomica, forse ci è arrivato, forse no, non si sa. Non si sa esattamente. Israele ce l'ha e per quello riesce ad avere una sua identificazione nazionale e prescinde dagli altri stati. L'India, il Pakistan, eccetera, tutti quelli che sono accorsi che sono entrati nel club nucleare negli ultimi anni. Il problema di fondo è che questo controllo del commercio internazionale passa appunto per gli stretti e per i canali, e l'Iran, rispetto soprattutto ai traffici in direzione dell'Europa e quindi del libertatore, c'è un peso importante. Mo arrivo alla domanda, cioè, fa tutta la supercazzo, l'avevi spiegato pure un attimo il contesto. Scusate, ho detto faccio l'intervento, faccio solo la domanda. E quello secondo me il problema su cui poi quando stiamo ragionando, dico pure un po' il discorso su perché abbiamo fatto questa cosa sull'inganno dei confini, pure per ragionare un attimo su questo tipo di situazione. La globalizzazione sta entrando in crisi, cioè non è finita la storia, come diceva Fukushima, diceva ormai ha vinto il neoliberismo, no, adesso ci sono un'altra volta due potenze dominanti, c'è una cosa che risale ai tempi dell'antica Grecia che si chiama la trappola del Lucide. Che Tucidide quando racconta la guerra del Peloponneso dice quando c'è una potenza emergente e un'altra invece esistente è inevitabile che scoppi una guerra. Oggi c'è una potenza emergente che è quella cinese, una potenza dominante che è quella statunitense, gli americani, anche i sudamericani si incazzano se dici che sono americani gli statunitensi, e potrebbe non essere inevitabile, perché poi nella storia sono stati casi in cui questa guerra non è avvenuta, però c'è sicuramente una situazione di conflitto. E questo conflitto scusate la citazione papalina, si combatte anche con la guerra mondiale a pezzi, detto il Papa che c'è una guerra mondiale a pezzi, perché in effetti è così. Sono varie parti per cui ci sono degli scontri. E lo Yemen è purtroppo per la popolazione che ci vive uno di questi tipi di teatri dove si combatte questa guerra. E purtroppo bisogna dare ragione a un Papa. Sì. No, beh, solo per questa cosa e non per altro, per carità, poi dire, un orologio rotto segnava esatto almeno due volte al giorno. Il problema è che poi la popolazione subisce questo tipo di guerra per procura, questa proxy war, che è quella che si sta combattendo. Falta tutta sta supercazzola iniziale, scusate, era però per dare un contributo di tipo complessivo sulla cosa. Io avevo due curiosità, più che domande. Una è relativamente allo scismo. In Yemen c'è una componente scita che sono i ventimani, perché in realtà quello che hanno detto Alim è che gli sciiti se li fanno agli imam, però non sono mica d'accordo tra di loro su quale imam è quello giusto. I ventimani sono quelli che si fermano al quinto imam, poi ci stanno i settimani che si fermano al settimo e i duodicimani che si fermano al dodicesimo. In Yemen si sono fermati subito ai ventimani. Gli iraniani, se non mi ricordo, sono due decimani, se non mi ricordo male. No, aspettano il dodicesimo. Quindi insomma, la mia conoscenza dello scismo è relativa, come puoi capire. Poi un'altra cosa. Però io quello che non capisco è che questi sono tutti ultra-ortodossi, si ammassano pure, vengono. Ma come fanno ad andare d'accordo uno che pensa che dal quinto mamma in poi sono tutti cazzari, e l'altro che invece... E l'undicesimo è traslato il cielo e stiamo a scattare l'undicesimo. Quando, quando ero ancora musulmano, prima del mio ateismo, io andavo a moschea e c'erano tanti amici, sia sunniti sia sciiti. Se andavo a una moschea sciita, perché è la più vicina, quelli sunniti, ma perché vai lì?
non vi è qua. E poi se andavo alla moschea sciita, perché la più vicina, io pregavo come pregava, come mi ha insegnato mio padre, che se va così, scusate l'esempio, Allahu Akbar, e quella accanto a me, che fa? Perché? Perché i sciiti pregano così, Allahu Akbar. Cioè, tu dici dove vai, vai e sbagli, però ci vado, se questi ortodossi si dovrebbero ammazzare, cioè la storia d'Europa ci insegna che se sono ammazzati, se le donne c'erano un'anima, no, al secondo concilio di Nicea, cioè se c'era la cosa, voglio dire, com'è possibile che si mettono d'accordo con tutto, che questi fanno della religione, esatto, diciamo, la loro ragione formale d'essere? E poi la politica, poi torniamo all'argomento principale, cioè il dittatore Abdallah Saleh, dove nasce poi Yudi, che ha giocato su questo. Ha messo i sunniti contro i sciiti contro i sunniti, i socialisti contro i comunisti contro quelli, quell'altro, e qua e là, per avere, capito, perché non sono arrivati gli ultimi, l'hanno ucciso. Ma credo, scusate, un po' di tempo fa, a proposito di questo, ci possiamo ricordare della guerra tra l'Iraq e l'Iran. Sì. Era proprio fra sunniti e sciiti. È durata quanti anni? 7, 8, 10. Era chiamata guerra dimenticata, perché si ammazzavano come pazzi. Mamma mia. Sì, sì, quello, sì, sì, però era pure un'altra epoca, che sta a me la laico. No, parlavamo, cioè, parlava delle guerre fra sunniti e sciiti, perché non si ammazzano. Ma anche, tra sciiti, quello è il problema, perché loro si sono ammazzati. Noi conosciamo le perversioni delle religioni e dell'ortodossia religiosa. In Europa si sono sterminati per un santo piuttosto che non per un altro, con tutto che tutti nominalmente volevano la pace e il bene di Gesù Cristo, Dio d'amore, e si sono ammazzati fino alla pace di queste pari. Scusate. Mi lascio, ho fatto un intervento. No, una simile battuta, voglio dire, se nella capitale ci possono stare sia i romanisti che i razziali, se scontrano la domenica, perché se scontrano la domenica ci può stare pure chi incrocia il braccio, quando dice Allah o chi incrocia il braccio. Dicendo Allah è lo stesso, però. Sì. Giallo rossi, bianco azzurri. Eppure peggio, dice. Mi avevano tutti e due tipo verde rossi. Appunto, dico. Esiste quello. C'è un'altra domanda in attesa? Io avevo una domanda, sì, mi permetto. Ma visto che parliamo sempre, quando cerchiamo di capire questi conflitti, queste guerre, dei sunniti, dei sciiti, e allo stesso tempo siamo, mi sembra, tutti convinti che non è una guerra di religione, non sono delle guerre di religione, poco anche delle guerre identitarie, ma cioè non sono guerre di religione, sono guerre dove le popolazioni vengono massacrate e mantenute in situazioni di povertà estreme, in grande qualità, perché nutriscono un enorme livello di corruzione, delle politiche neoliberiste, imperialisti di gruppo o di paese. Allora, la mia domanda è se ha un senso che noi cerchiamo di capire queste realtà continuando a utilizzare questi criteri sciiti, sunniti. Come si potrebbe fare per smontare questa chiave di interpretazione, che sappiamo che non è la chiave di interpretazione reale? Ma perché? No, perché purtroppo non si può smontare questa realtà, questa affermazione. È vero, è una guerra tra due fazioni, o anche tre, anche quattro, tra separatisti, ISIS, sunniti, sciiti, nord e sud, per il controllo, per il potere. Quindi purtroppo non si può smontare. È così, ahimè. E ci mette la popolazione che magari per secoli e secoli hanno vissuto insieme, sunnitici e guarda, sunnitici e sciiti e quant'altro. Il problema è che non è così, no, e non lo sarà mai,
Non è così. Non è così in che senso? No, perché non ho capito che hai detto. Non ci sarà mai pace, non ci sarà mai una separazione, non ci sarà mai una questione in cui tu dici guarda, sei sciita, va bene, sei sunnita, va bene, sei ateo, va bene. No, io sono ateo, condannato a morte. Tu sei sunnita e allora sei contro di me. Allora tu sei cristiano, sei ebreo, non te lo voglio nemmeno vedere, capito? Cioè, addirittura ancora nel mondo arabo islamico che rinnega la Shoah. Ma allora, anche a scuola, io non ho mai studiato la Shoah a scuola. Me lo so studiata io da solo. Me lo so studiata io da solo. A scuola no. A scuola ho studiato la seconda e la prima guerra mondiale, la Shoah. No. Hitler era un grande leader. Nella scuola del mondo arabo, in Arabia Saudita e non solo, si studia la storia dicendo che Hitler era un grande e quindi? Allora, dire che non sono delle guerre di religione o identitarie non è giusto. No, non è una guerra di religione questa, guerra per riconquistare il potere da una parte all'altra. Chi riesce a conquistare al nome di Allah, al nome di Cristo, al nome di non so chi, il capitalismo, al nome del comunismo, al nome di altro, vince. Sei uscito? Bravo, complimenti al potere tuo. Secondo te è una guerra tra ereditieri, si vogliono riprendere l'eredità? Cioè, ognuno fa la sua parte, dice io cerco di conquistare l'altro. C'ha il potere a nome del mio credo o a nome del mio capitalismo? No, a nome della domanda di evidenza. Anche? No, è quello. Cioè quello che dice, perché devo prendere io il potere? No, era come perché no, sono le discendenti reali europee. No. Esatto. E allora il figlio del re di gli Houthi dicono, noi siamo i discendenti del profeta Muhammad, quindi è di Ali, suo cugino. Quindi il trono spetta a noi. E il ruolo invece delle ex potenze coloniali, per esempio l'Inghilterra, che era appunto nel sud, a Eden, sì. Che ruolo hanno? Che ruolo stanno svolgendo? Adesso? Perché la politica inglese, loro non hanno mai rinunciato alle loro colonie. Sì, però quando recuperare. No, perché poi la riunione sovietica ha preso il controllo lì al posto loro. Ah. Quindi non controlla nulla da quando c'è stata la liberazione nel 1972. Non controllano nulla. Ma anche dal 56, quando Nasser nazionalizzò il canale di Suez, sì, che spaccò completamente i francesi e gli inglesi appoggiarono Israele e fecero un'azione militare. Addirittura gli Stati Uniti gli disse andate tutti a casa, smettete di rompere i coglioni. Io mi ricordo, ero ragazzino, però mi ricordo di un ebreo americano che era inferocito verso gli Stati Uniti perché avevano fermato la Francia e l'Inghilterra, che in quel momento stavano andando addosso all'Egitto. Ah sì, c'era la guerra. Sì. Allora, c'è una domanda che viene da qualcuno che fa lo sforzo di seguirci online, dunque magari sì. Diamo lo spazio. Allora, qui chiedono se la Pidri non so, ha avuto mai contatti con il movimento socialista di qualche altra parte del mondo e se ci può essere una collaborazione tra anarchici e gli ex Pidri. Vediamo. Sì. Non so che sono i Pidri. Movimento anarchico. Pidri, cioè Dri con la Y. I Dry, no, non le conosco veramente. I Dry? Sì, Dry, sì. No, non li conosco. Non okay. Li conosco, a dire la verità. Poi il movimento anarchico yemenita era, perché adesso non c'è più, composto da veramente poche persone. Il primo mio zio
E poi un'altra persona che purtroppo, un carissimo amico, si è suicidato, un filosofo. E poi io avevo un piccolo gruppo insieme ad altri amici, ma eravamo marginati, cioè nel senso potevamo fare poco o niente a chi l'hanno arrestato, a chi no. Io ero arrestato per esempio insieme ad un altro amico, poi siamo dovuti scappare. Bidrai non li conosco. Forse si pronuncia diversamente, non so. No, in inglese sono capito bene. Pidri con la istituzione. Pidri, non so. Partito Democratico Repubblico. E niente, non ha fatto la domanda, dovrebbe specificare che cosa significa. Dove? Se ci ascolta, ci dice esattamente dove. Se sono Niemann adesso. O una volta, perché io sono 20 anni che non vado lì. Ok. E dunque se hai sentito una risposta. Tanto vedi un po' laggiù le dici. Sì, sì. No, chiedevo, rispetto appunto ai numeri esigui, se ci sono stati dei momenti, soprattutto prima del appunto della discesa, no? E quindi quella primavera araba almeno ideale, no? Se il movimento anarchico in qualche modo è stato più forte, più organizzato, abbiamo avuto momenti, e se esiste una coscienza, come anche se fallata, come ce l'abbiamo qui in Occidente, dell'anarchico o dell'anarchia, che, vista come pericolo sociale, oppure se esiste la famosa pista anarchica, no? Quel modo soverano per il quale si può dare la colpa ai facinorosi, in quel senso. Cioè, qual è la visione, diciamo, di mainstream dell'anarchia, se ce n'è una? Allora, il movimento anarchico vero e proprio, Niemann, con un vero nome, non è mai esistito, mai. Sono degli individualisti che cercavano di portare le azioni anarchiche non militanti, cioè nel senso militari, azioni a guerriglie, robe varie, perché non si poteva in un paese molto ma molto militarizzato. Quindi erano tutti degli opinionisti che portavano delle idee anarchiche e individualiste, e basta, e finiva lì. Che siamo stati arrestati o no, stampavi il libro, ti veniva sequestrato, non potevi più fare una mostra di qua o là. Per esempio io portavo le mostre mie dei quadri in giro per il mondo arabo, mi sono stato poi infine bloccato perché portavo un'idea individualista, anarchica, che al regime non faceva piacere. E così via. Quindi era tutto a livello intellettuale, artistico, opinionista. E come, scusami, come arrivavano, gli Yemen queste idee? Cioè c'erano delle influenze occidentali, delle migrazioni, come arrivavano? No, tramite la stampa e la traduzione clandestina di alcuni libri. Io raccontavo l'altra volta alla mia compagna e anche ad altri amici come riuscivo a ottenere alcuni libri. Come banalmente parlando, adesso magari mi viene a ridere, Zorbalire è il greco. Chi, scusa? Zorbalire. Un bel romanzo di Nikos Kazantzakis, scrittore greco. È un libro considerato nell'Islam blasfemo, quindi vietato. Allora, a Sanani, sui marciapiedi, ci sono quelli che hanno dei tappeti per terra con dei libri e si mettono seduti, non con delle sedie, ma proprio per terra, i librai, e ti vendevano i libri, quelli regolari. Poi c'avevano i magazzini dietro, nelle vie nascosti, regolari, quelli magazzini. Dentro il magazzino regolare c'aveva un altro magazzino nascosto, irregolare, dove ci sono i libri. Se ti conoscono, o magari conoscono bene un amico tuo di fiducia che ti presenta, e tu chiedi: posso vedere se c'hai o non c'hai questo libro qua, Zorba in greco? Ti dici: vieni con me, ti porta lì, ti mette dentro il magazzino e chiude. Apre l'altro magazzino nascosto, ti mette dentro, accende la luce e dice: rimani qua, per quanto tempo vuoi rimanere?
mezz'oretta, 40 minuti. Cerca tutto quello che vuoi. Tutti i libri proibiti erano lì, compreso Dante Alighieri. Era proibito. Proibito, compreso quello. Ti mette là, che è il mio libro preferito. Io dico sempre il mio Corano e Dante Alighieri. Vabbè, hai ragione. Allora, per fare qualche nessuna perfetta. Aspetta. I proibiti per capire insomma di che stiamo parlando, è uno che sa che si vede. Qualche titolo, Dante. L'inferno, per esempio, Zorba il greco, quello che avevo detto prima. C'è poi l'inferno sicuramente. Nietzsche, Pasolini. Pasolini è proibitissimo. Diciamo la cultura in generale. No, quelli che secondo loro è blasfemo e è indecoroso. Sessuale, ovvio, esatto. Comunque, sì. Te metteva là dentro, tu dici, guarda, tra 30 minuti, 40 minuti viene ad aprirmi. Se metteva a chiude a chiave. Tu e Marcus anche era proibito? Come? Marcus anche era proibito? Marcus? Mm. No, no. Marcus no, perché non lo conosce nessuno. Ma non conosce nessuno? E ti chiude là e se ne vanno via e poi torna e tu c'hai già il libro in mano e parli e te ne vai, però la copertina è un'altra, magari la copertina ti mette il Corano, magari la copertina ti mette, che non so, gli detti di Maometto, non lo so, giusto che quando cammini per sempre, guarda che buon ragazzo, e via. E se ti scappano invece? Grazie, vai. Grazie a me. Comunque abbiamo degli elementi per la domanda. Sì. Per PDRY, ovviamente era l'ex partito delle Repubbliche Federali Socialiste Yemenite. Ah, il partito delle ex repubbliche. Quello è del sud, stavano nel sud. Sì. E sì, lui chiedeva Yemen del sud. Esatto. Una volta unificato con lo Yemen del nord, il dittatore Ali Abdallah Saleh nel 1994 fece una guerra contro di loro perché l'ex presidente del sud voleva la separazione. Ecco perché ci sono i separatisti. E lui chiedeva se il movimento aveva contatti con altri movimenti del mondo socialisti. Loro non lo so, perché io non ho mai fatto parte di loro e non lo farò mai. E poi chiedeva appunto se era possibile una collaborazione tra anarchici e questo partito delle ex repubbliche federali. No, mai. Uno, perché non c'è un movimento anarchico molto forte come qua in Italia, nell'Occidente, intendo. Siamo pochi veramente tuttora, quindi non c'è una collaborazione. E se ci fosse, credo, da pochi, non so chi, però... Partendo dal primo anarchico di mio zio e gli altri amici di mio zio, un artista, un pittore, che purtroppo sono tutti venuti a mancare, non hanno mai avuto a che fare con col partito. Ok, grazie. Qual è il libro politico più famoso per essere bandito? Cioè, diciamo, sai, quando uno pensa in Yemen, uno yemenita pensa, questo è il libro politico più bandito in assoluto. Mi viene difficile a dire Nieman proprio? Sì, e Nieman è odiatissimo Pasolini. Tutto Pasolini. Perché era omosessuale? No, non per questo, a parte questo, perché Pasolini fece un film. Gesù. E cosa? Il fiore di Mille e una notte l'ha girato maggior parte a Sanaa. Non solo a Sanaa, un'altra città molto famosa sul Mar Rosso, e lui aveva ingannato l'autorità all'epoca dicendo che era un documentario sul paese, e quando uscito hanno visto le scene sessuali, donne nude, cazzi di fuori, robe varie, e l'hanno considerato un film porno, solo che lui l'aveva montato, che stava già qua in Italia, e lui è stato condannato lì per quel film, quindi non lo potevano vedere. E quindi la cosa più proibita, il nome però più proibito di Pasolini. Odiatissimo. Poi scopre che era anche un omosessuale, peggio ancora. Comunque si vedono poche vie di uscita da una situazione del genere.
in questo, in uno stato di guerra poi, sia dalla Palestina sia nel Mar Rosso, sì, purtroppo, le vie di uscita si riducono molto. E quello che è il compito oggi, secondo me, sia individuale che collettivo, di individui e organizzazioni politiche, come poter contrastare praticamente e numericamente questa deriva guerra fondaia a cui volenti o nolenti ci stiamo trovando a scivolare dentro. A me la domanda più frequente che mi fanno amici e coscienti o gente che poi mi incontra: ma quando ci torni? Ma lasci perdere? Mai. Io so benissimo, ti giuro, so benissimo che io a mio figlio lì non ci porto, se non ci va da solo, perché è cittadino italiano. Io a lui non ce lo posso portare, perché io non posso tornare. Non puoi tornare. Perché purtroppo la situazione lì non migliora, anzi peggiora, a livello sia religioso, sia sociale, sia politico. E culturale. Tutto. E culturale. Quindi io so benissimo che io non posso accompagnare mio figlio lì a dire: guarda papà, qui ho fatto questo, qui ho fatto questo, questo. Non lo posso, so benissimo, ti giuro. Sono messo e d'altra parte, se lui volesse ritornarci, non potrebbe rivendicare la sua paternità. No, c'è il mio cognome, il cognome della mia compagna, quindi sì, ce l'ha. Sempre quella logica che tutto il mondo è il paese, adesso mi viene in mente, non so quanto posso accettare, però che ho un carissimo amico che profugo, ha avuto un asilo politico, che era iraniano, che fece un discorso all'università contro il governo e Ahmadinejad, e non può tornare da anni, nonostante adesso abbia lavorato, come si chiama, dai, questo è il performance, come si chiama, dai, aiutami. Con la Marina Abramovic, insomma, è proprio nel coda, diciamo, dell'arte contemporanea, come musicista, ha frequentato il conservatorio e tutto quanto, però si è creato una vita e lui non può vedere la sua famiglia da anni, la logica è tutto il mondo, il paese. Sì, purtroppo. Se prendiamo anche il caso recente di Khaled. Di chi? Lui è tornato in Giordania a settembre, perché aveva il passaporto italiano, e anche questo non è stato accettato. Se no non usciva, se no non usciva lui dal carcere. Sì, ma comunque è stato arrestato e poi è uscito perché c'era il passaporto italiano, ma è stato arrestato comunque come... È stato dentro un paio di mesi, tre mesi addirittura. Settembre sicuramente. Ha fatto 31 giorni in prigione proprio, e poi è stato rimandato a 11 giorni senza aver recuperato il passaporto, e poi dopo il 7 l'hanno fatto uscire. È partito giusto a quel momento lì. Dico giusto questo esempio perché è vero che neanche deve avere un passaporto di un altro paese, è una garanzia totale. No. In determinati luoghi non è garanzia per niente. No, io volevo solo chiedere una cosa: abbiamo parlato dell'Arabia Saudita, dell'Iran, qual è il ruolo del Qatar? Perché penso che il Qatar abbia un ruolo ambiguo e importante in tutto, in tutta la situazione. Hai detto una parola giusta, ambiguo. Il Qatar è un paese furbo, ma proprio furbo, non c'è altra risposta. Un paese ambiguo, come hai detto prima, è furbo, perché c'è un canale molto ma molto importante, che è Al Jazeera, che critica e mette sotto discussione tutti i paesi arabi, in un solo, tranne il Qatar. Al Qatar tutto va bene. E poi ha rapporti con l'Occidente anche. Anche, sì, ma è il primo paese che ha fatto gli accordi con Israele di nascosto, non lo sapeva nessuno, ce l'aveva lui già in tasca. Quindi il Qatar è veramente un paese che... Io Al Jazeera ogni mattina, quasi ogni mattina,
lo accendo per ascoltare, per sapere che sta succedendo lì in lingua araba, cioè nella lingua mia, però poi infine mi stufo di tutta questa menzogna, non lo vuole sentire, prendo il distacco. E poi ci casco magari dopo 3-4 giorni, fammi risentire che dicono oggi questi sempre le stesse menzogne, prendo chiudo. No, il catalogo è veramente pessimo, ma proprio pessimo. Cioè paradossalmente uno dice almeno il Bahrain, cioè, non il Bahrain, scusate, gli Emirati Arabi avevano un obiettivo e l'hanno preso, l'hanno fatto e si sono fermati. Hanno detto, questo il nostro obiettivo l'hanno preso, l'abbiamo preso. I porti dell'UEMA. E hanno smesso di bombardare. Si sono fermati, hanno detto questo, punto, basta. Io ti dico, sai che ti dico, tempi di guerra, sei più coerente te che il Qatar, che sei un po' così, un po' così. Cioè, tu dici, ma dove sei? Cioè, da che parte stai? Non è che da no. Ma non rappresenta, visto il fatto che parla male di tutti i vicini, Al Jazeera potrebbe rappresentare però un canale, è una domanda, un canale di informazione più limpido rispetto a quello che accade intorno. Guarda, se presenta come un canale televisivo giornalistico libero, ma non lo è. Ma non lo è. Cioè non puoi prendere alla lettera l'informazione che ti dà Al Jazeera, ma proprio nulla, ma proprio nulla. In che senso? Nel mondo arabo. Perché è una menzogna totale, ma proprio a favore di sia i soldi, i loro leader, quelli del Qatar, gli emiri del Qatar, sia di chi li comanda, che gli dà i soldi. Quindi purtroppo non è affidabile, non è affidabile affatto. Ed esiste un canale mainstream, secondo te, più valido? Però nel mondo arabo? Ahimè no. Tutti chiusi. C'erano, ma tutti chiusi. I giornalisti indipendenti, quelli è forse. Qua una volta Santoro gli faceva, Berlusconi gli faceva causa. Enzo Biaggi e gli altri, eccetera, eccetera. E lì no, o carcere o scambi. Beh, oddio, aspetta, visto che l'hai detto, l'editto bulgaro è stato famoso perché non era scritto né niente, cioè non c'è stata una vera e propria, è stata solo l'esecuzione. Esatto. Quindi siamo molto vicini pure a qua oggi. Va bene. Però, non so se vogliamo fare le conclusioni che sono anche solo provvisorie, perché adesso possiamo mangiare insieme e continuare a discutere mangiando qualcosa, penso che non sarebbe male, no? Sì, no. Comunque ti ringraziamo perché è veramente interessante di sentire qualcuno che lo vive veramente dall'interno, perché per noi è sempre difficile di e che smonta un po' tanto di lontano, perché è un paese lontano, poco conosciuto e tant'altro. Insomma, tu ci dai uno dei spunti e un quadro dall'interno che è molto interessante. Va bene, spero di avervi spiegato.